riservata ai due anni sei concorrenti al via, il numero uno Titanbrook DN un maschio da Zizanbrook Tour e Galeotta Dra, con Antonio Di Costanza, il 2 Taita una femmina da degrado Eldegrado Neria con Ciro Ciotola il 3 Tiba Nera, una femmina da Esploa Caffè Malvarosa Antonio Di Nardo per Giacomo Perfetto, il 4 Telex Falù da SGS Foto e Ebla di Cielo con Mippi Dell'Annunziata, il 5 Tognazzi d'Italia, Gaetano Di Nardo per Giacomo Perfetto, un figlio di Naglu e Ghia Disgray. il 6 Tremendo con uh, G.P. Maestro. Alla chiusura delle ali assume l'iniziativa Titan Brook DN. Sono state un paio di letture, quella di Tiba Nera e di Tremendo, e così lo Zizanbrook Tour di Antonio Di Costanzo a condurre con un quarto iniziale completato in 31,8, circa 4-5 lunghezze. Viaggia Taita che precede Telex Falù. Poi Tognazzi d'Italia e Tremendo più lontano, completamento dei 600 percorsi in 47,2. Titanbrook DN a comandare. Per il momento non si avvicina ancora il gruppo di inseguitori, capeggiati da Taita. 1 mezzo gli 800, muove allargo adesso Telex Falù che cerca un aggancio al leader completamento del chilometro percorso in 1.24 passa Telex Falù e prende chiaro vantaggio in calonetto Titanbrook DR in seconda posizione si va a sistemare Tognazzi d'Italia tre quarti di miglio in 1.35 e mezzo Telex Falù si distende e prende netto margine a Tognazzi d'Italia e Titanbrook DN. Telex Falù entra in retta d'arrivo e, senza essere minimamente sollecitato, va a concludere. Mentre per il secondo Tognazzi d'Italia precede Titanbrook DN. Sul mio cronometro 2.5.7 dopo una prima parte di gara lenta, secondi 800 metri in 1, 1 e qualche speed.